Katy Perry, il graffiante selfie in latex con fenicottero. Quando si tratta del suo look glamour, Katy Perry non lascia proprio niente al caso. La sua ultima mise da Instagram ha ricreato un effetto scoppiettante grazie all'abitino di latex rosa e all'enorme fenicottero di plastica che ha fatto da spalla ad uno scatto pieno di mistero. Katy Perry, lo scatto per il See The Project? In inglese, uno stormo di fenicotteri si definisce flamboyance. Lo stesso termine flamboyant si utilizza per una persona che attira l'attenzione della gente grazie ad un comportamento esuberante, pieno di autostima e con uno stile irresistibile. E se non esiste una traduzione diretta in italiano, sappiamo tutti che i look di Katy Perry sono tra i più appariscenti che si possano ammirare su un palco. Nel corso del suo fitness tour, la pop star ha dimostrato ancora una volta di saper combinare la stravaganza con il glamour, e i suoi look hanno lasciato senza parole anche i migliori stilisti. Nel suo ultimo scatto con occhiali da sole a farfalla bianchi, Katy Perry ha sfoggiato il suo recentissimo taglio di capelli biondo alla Miley Cyrus, una posa sbarazzina e un look rosa fenicottero con tanto di inserti in struzzo tutti da gustare. A quanto pare, la foto celebrerebbe il nome del suo nuovo See The Project, che sarà flamboyance. Un aggettivo perfetto per lei. Katy Perry cambia casa e compra un convento. Dopo aver incassato un cachet da urlo di oltre 20 milioni di dollari per la sua partecipazione ad American Idol, la pop star di fitness ha deciso di vendere la sua vecchia casa e cambiare aria, regalandosi uno sfarzoso convento. Purtroppo, l'operazione di trasferimento non è stata così facile. A quanto pare, Katy Perry aveva già messo gli occhi sulla proprietà del Vaticano nel 2015, si tratta di un bel convento di Los Feliz, dove alloggiavano delle suore, e si è innamorata della tenuta al punto da essere disposta a pagarla oltre 14 milioni di dollari. Mentre le trattative con l'arcidiocesi procedevano, però, le suore hanno cambiato le carte in tavola tentando di vedere la proprietà ad un altro acquirente, Dana Hollister, imprenditrice, che ha bloccato tutte le trattative. Da qui ha avuto inizio un'estenuante battaglia legale tra la Hollister e Katy Perry, che finalmente sembra volgere in favore della cantante. Attualmente, Katy è in attesa dell'approvazione del Vaticano prima di potersi finalmente trasferire, dopo le adeguate ristrutturazioni del caso. I tempi della Chiesa, però, possono essere molto lunghi, e non è detto che Katy sia disposta ad aspettare tutto il tempo che potrebbe servire. Nel frattempo, Katy Perry ha deciso di regalare ai suoi Katy Cazzi il documentario dedicato alle 72 ore di live streaming promozionale che hanno lanciato il suo album Witness. Oltre ai momenti salienti della diretta, nel documentario ci aspettiamo di vedere dietro le quinte di un evento così grande e importante per la carriera della cantante dove, come dichiarato, non intende avere segreti.